Allora, ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Questo è il terzo giorno del Long Way to Catherine. In realtà l'introduzione l'avevamo fatta mezz'ora fa, però non stava registrando l'audio, quindi la rifacciamo da Mataranka. Siamo già arrivati e ora ci stiamo dirigendo direttamente alla tappa di oggi, la più importante, prima dell'arrivo di Catherine, a Catherine, che sono infatti le piscine di Mataranka. Piscine termali, non la piscina. Piscine termali, naturali. Bitter Pool si chiama. Sì, Bitter Springs. Bitter Springs, quel calè. E quindi prepariamoci, noi siamo già in costume, già pronti. Allora, siamo arrivati qui al parco nazionale Elsley National Park, dove c'è appunto la Thermal Pool. E lì c'è il parcheggio, qui c'è l'ingresso. Bisogna entrare, credo sia gratis, suppongo sia gratis. Praticamente noi siamo lì, dobbiamo attraversare tutta la zona dove ci verrà fame, ci verrà voglia di comprare roba, e poi si arriva alle Thermal Pool. Volendo si può anche dormire qua, ma noi non dormiremo qui, perché questa sera abbiamo in programma di andare a Catherine e dormire dove troviamo, come al solito. Anche perché qui credo si paghi. Sì, ma noi non vogliamo pagare. Siamo dentro. Acqua è calda. Diciamo che è un bel salto di qualità dall'ultimo rischio di ipotermia che abbiamo avuto. Oh mio Dio, non è meraviglioso. Entriamo. Abbiamo fatto il bagno nella piscina, ora siamo al fiume, poco più là sulla strada. Volevamo farvelo vedere perché è abbastanza carino anche qui. Sono i pesci. Ma va che fanno questi pesci tra l'altro? Anche acquarino. I pesci, in teoria non dovrebbero esserci coccodrilli perché il bagno si può fare. Butteremo in un'acqua martina così vediamo se sopravvive, vuol dire che non ci sono coccodrilli. Ma guarda, sono bellissimi questi pesci, amore, guarda, sono qua! Spring, la sorgente dell'arcobaleno, da appunto dove l'acqua viene fuori, si vede lì proprio che viene su dal terreno. Però qui non si può fare il bagno, purtroppo. Purtroppo no. Ma com'è calda qui. Bene, noi vi salutiamo qua per questa parte. Aspetta, ci siamo appena accorti di aver dato una cazzata. Infatti ci siamo sbagliati di grosso, queste non erano le springs che cercavamo. Esatto, non erano le Bitter Springs, ma erano delle altre... Le Mataranka Springs. Esatto. Comunque, le Bitter Springs sono invece più vicine a Mataranka. Sì, praticamente da Mataranka si parte per andare a queste altre springs. E quindi adesso ci stiamo andando al volo proprio. Anche perché qui si è riempito pazzescamente. Così. Venite prestissimo la mattina, come abbiamo fatto noi. Erano le 8 e c'erano due persone. Sì, e adesso appunto sono le 10 e... Quindi anche se fa freddo fuori, state dentro. Comunque non fa freddo fuori. Nel caso ci sia per miracolo una brutta giornata. Comunque, ci vediamo alla Bitter Springs. Chissà se è bella calda lo spazio, andiamo a vedere. Andiamo a provare. Thank you.
Eccoci qua, come avete visto le Bitter Springs sono ancora più belle. Sono una meraviglia. Forse, no, non so, si contendono uno dei posti più belli in Australia. Sì, veramente bello. È una delle nuotate migliori. Sì. Va bene. Del mondo, non in Australia. No, del mondo, del mondo. Adesso noi mangiamo e... E poi riprendiamo il viaggio, stavolta per davvero. Sì, forse. Però non sappiamo per quanto, perché in realtà anche dall'ultima tappa qui abbiamo ripreso il viaggio. Sì, quindi... Catherine sarà un'ora e qualcosa da qui, arriveremo non troppo tardi, vediamo, magari torniamo qua a fare un altro bagno dopo. Magari pranzo. Sì. Tanto l'acqua è calda, non c'è una congestione. Va bene, quindi ci vediamo tra poco. Allora siamo a Catherine e siamo arrivati. Guardate cosa abbiamo incontrato arrivati. È una enorme colonia di pipistrelli, volpi volanti, non sappiamo. No, credo siano pipistrelli, non mi paiono rosse, infatti. Volpi volanti, cioè pipistrelli allora. Sono tantissimi, ma proprio tantissimi. Prima c'era tutto il cielo, tutto il cielo da quella parte coperto da loro. Poi c'è tempo di prendere la GoPro. Sì, ovviamente quando poi hai l'attrezzatura necessaria. Pam! E via. Ma che arrivano? Bellissimo. Ma che stanno facendo? Si stanno andando addosso. Guardate che bello, assurdo. Pensavo di arrivare a Catherine e dire ok, siamo arrivati, ciao. E invece, ecco voi pipistrelli. E comunque siamo arrivati. Ciao. E ciao.